Da Oscar Goldman, direttore dell'ufficio per la ricerca scientifica, John Pryzer, capo del personale. Il 30 marzo alle ore 3 di notte, forze paramilitari del gruppo Fortress hanno rubato armi ed esplosivi dal deposito di munizioni di Deveral. E la nona azione del genere, organizzata e fatta eseguire, a mio parere, da un certo Lyle Standing. Forza ragazzi, sbrigatevi! Tra 5 minuti sarà tutto finito, stai tranquillo. Sono fuggiti con una dozzina di casse piene di armi automatiche a bordo di un veicolo rubato. Sono M16. Ehi, Santiago, questo mi ricorda il colpo fatto in Angola. Abbiamo portato via tutte le armi che siamo riusciti a trasportare. Questa volta contro chi combattiamo? Combattiamo contro i liberali che disprezzano tutto ciò che ha fatto grande la nazione. Il nostro campo di battaglia adesso è qui. Qui, nel nostro paese. Va tutto bene? Sì, la ringrazio. Lei è così forte. Scommetto che giocava in difesa quando era al college. Ero troppo distratto per giocare a football. Avevo la testa sempre fra le nuvole. Lo sa che quel pesce l'ho tirato su da sola? È vero, lei mi ha aiutato a preparare la lenza. Però il resto è merito mio. Non si direbbe, ma un po' di forza io ce l'ho. Oh, certo. Sa, la pesca mi appassiona. Brava, continua. Bella formazione. Desidera ancora pilotare un aereo, colonnello? Sì, qualche volta, ma solo quando ho idea di suicidarmi. Colonnello Jerry Duke e io le vorremmo parlare. Può dedicarci alcuni minuti del suo tempo? È molto importante. Riguarda suo figlio. Sentiamo l'aviazione che cosa vuole. Salve. Salve. Salve, colonnello. Diglielo tu, Duke. Gli allievi piloti gradirebbero molto avere un incontro con lei, colonnello. Vede, ai loro occhi lei è un eroe dell'aviazione. Gli eroi sono uomini impauriti che prendono la decisione giusta al momento giusto. È di questo che volevate parlarmi? No, di suo figlio Mike. Prenderà il brevetto giovedì prossimo e non avremo più potere su di lui. È un bravissimo pilota, ma un po' imprudente. Abbiamo cercato di farglielo capire, ma è stato inutile. Fra qualche giorno inizierà l'addestramento sugli F-16. E francamente, colonnello, non credo che sia pronto. Non è la sua preparazione tecnica che mi preoccupa, ma il suo carattere impulsivo. Temo che possa avere dei problemi. Sappiamo che lei aveva delle ragioni per tenersi lontano dalla base. E il fatto non ci riguarda. Ma è suo figlio. E sarebbe giusto che lei gli parlasse. Ci penserò. Grazie, colonnello.
Non sei venuto solo per salutarmi, vero? No, non solo per questo. Non voglio ascoltarti e non cercare di forzarmi la mano di dirmi che il mio paese ha bisogno di me. C'è un motivo se ho lasciato il servizio e tu lo sai. Sì, lo so quale fu il motivo. Fare l'agente dell'OSI mi faceva male alla salute. La gente mi sparava addosso. Steve, si tratta di Fortress. Si è riorganizzato. Sono mercenari, combattenti per la libertà, ma è la nostra libertà che essi minacciano. Li guida un uomo che si fa chiamare Santiago, nome vero sconosciuto. Pensiamo che sia protetto da Stanning. Ma è in prigione. Al Capone rimase in prigione 22 mesi e continuò a dirigere la sua organizzazione. C'è stata tutta una serie di sabotaggi e di rapine nelle fabbriche di munizioni e in posti strategici della zona sud-occidentale. Non sappiamo cosa stiano architettando, ma è certo che sono tornati di nuovo in azione. Ormai sono fuori dal giro. Non ho più contatti, non ho più collaboratori. Non ti sarei di grande aiuto. Soltanto tu sai come ragiona Stanning. Steve, se la situazione non fosse grave, non sarei qui. No, ci saresti. Solo che non la faresti così lunga. Ho investito tutto ciò che avevo in quella barca. Per me è il lavoro, la casa, la fuga dal mondo. Amo pescare e amo la tranquillità. Non amo invece che qualcuno mi chiami e mi mandi a salvare il paese. Capisco che guidare un'imbarcazione e portare a spasso i turisti possa fare molto piacere. Ti era tornato alla mente qualche ricordo quando le hai telefonato? Nessun ricordo in particolare. In realtà non sono riuscito a dimenticarlo. Ci hai provato? Non molto. Come sta? Jamie? Sta benissimo. Lavora ancora in città per quel centro di riabilitazione. Cura ragazzi disadattati e persone schizofreniche. Le è sempre piaciuto aiutare la gente. È una delle cose che avevate in comune. Ci piaceva molto il caffè. Fare dell'ironia, ci rispettavamo. Questo è tutto quello che avevamo andiamo, in comune. Steve, c'era un ben altro tipo di rapporto fra voi due. Sì, all'inizio. Se avesse ricordato ciò che provava per te prima di quell'incidente, non credi che sarebbe stato diverso? Ma non fu così. Senti, trovati un altro agente per l'operazione Fortress. Io ti ho deluso troppe volte. Citamene una. Chris Williams a Budapest. Tu volevi il mio aiuto. E io non te l'ho voluto dare. Sì, ma avevi le tue ragioni. Già. Già, avevo le mie ragioni e tutto andò a meraviglia, non è vero? Riuscisti a salvare Chris? No. Ricordi come andò? Fu ucciso da un proiettile sparato con un'arma di precisione. Era chiuso in una cella. E per te era una missione troppo rischiosa. Fu Stanning a organizzare quel colpo. Quindi, se ora tu volessi, potresti far tacere il rimorso. Tu sei un tipo che non molla, vero? Non lo faccio per me. Lo faccio per il mio paese. Già, e tu credi che a me non importi niente del mio paese? Per lui io ho perso le gambe. Un braccio e un occhio. Steve, tu sei il migliore. Ti ringrazio, ma la risposta è no. Capisco la tua presa di posizione, ma non riesco a condividerla. Ti invito però a stare attento. Ricorda che sei l'uomo che fece arrestare Stanning 10 anni fa e la sua organizzazione potrebbe vendicarsi. Oscar, sono vecchio ormai. Beh, non troppo, spero. Ringrazio. Non fare follie. Prego. Cerca di essere prudente. Starò buono. Stia tranquillo. Steve. Generale. Bel ragazzo suo figlio. Sì, somiglia a sua madre. Lei, Steve, non parla mai di sua moglie. Di quale malattia è morta? Polmonite. Si trovava a Placidville. È un paese piccolissimo. Nevicava la sera in cui ci andai. Era la vigilia di Natale. Tutti gli abitanti ne furono addolorati, anche se la conoscevano da pochi giorni. Era brava gente. E quanti anni aveva Mike? Aveva 6 anni. Mia moglie lo affidò a sua sorella. Solo a 14 anni mostrò un po' di interesse per suo padre, l'eroico colonnello Steve Austin. Capisco. E così lei andò a trovarlo? No, non ci siamo mai incontrati. Oh. Gli scrissi un paio di lettere. Poi precipitai con l'aereo. E come lei sa, ebbi altro a cui pensare. Oscar non vuole che i suoi agenti si mettano in mostra, vero? Lei non dovrebbe conoscere Oscar. Io non dovrei neanche sapere del missile segreto né del party che faranno per il mio 50° compleanno. Suo figlio è un bravissimo pilota, Steve, però ama troppo il rischio. Lo so, me l'hanno detto ieri Jerry Dreyfus, Duke e Jim. Non erano venuti a pescare, ma ad avvertirmi. Infatti, l'idea è stata mia.
A quei ragazzi sta a cuore suo figlio. Anche a me sta a cuore. Allora glielo vada a dire. Questa sera alle 8:30 sarò al ristorante La Goletta. Va bene. Farò in modo che il sottotenente Austin riceva il suo messaggio. La ringrazio. Cosa facciamo, Santiago? Seguilo. Quindi il colonnello Austin non si è incontrato con suo figlio? Ah, lo vedrà a cena? Prendo nota, ristorante La Goletta, questa sera, ore 8:30. Bene. Grazie, generale. Ecco, queste sono le lettere da firmare. Grazie. Martin, ha un impegno stasera all'ora di cena? Beh, la ringrazio moltissimo, signor Goldman, ma avrei in programma una partita a bridge. E se le dicessi che c'è una donna elegante e particolarmente bella che le vorrei far conoscere? Beh, ecco, risponderei che ha trovato l'uomo giusto. Altri problemi con Fortress? Lascia perdere il caso Fortress. Questa sera devi solo preoccuparti di fare il padre. Ho abbandonato mia moglie e non mi sono preso cura di Mike. Tu accetteresti un padre simile? Sono sicuro che non gli sei indifferente. Tu l'hai fatto studiare e chiamavi molto spesso tua cognata al telefono per sapere come stava. E non dirmi che non è vero. Ricordati, me l'hai detto tu, che telefonavi a tua cognata a Seattle. Quando e dove te l'ho detto? In Francia. Hai dimenticato quella sera? Eravamo asserragliati in un castello e Stenning ci lanciava addosso delle granate. E da quella situazione ne uscimmo bene? Ma sì, certo, come tante altre volte. Ehi, sei elegante. Grazie. Ma non mi trovi, come dire, un po'... sofisticato. Cerca soltanto di essere te stesso e soprattutto non essere pessimista. Hai ragione. Temo però che mi detesti e che non si farà vedere affatto. Beh, che cosa ne pensate? Sentiamo. Ho un'aria rigida, troppo militaresca. Non dovrei andare in uniforme. No, sei elegantissimo, vero capitano? Ti hanno ridotto pelle e ossa. Ma non ti fanno mangiare abbastanza. Di' a tuo padre che ti compri una bistecca. E mangia, ragazzi. Certo. Michael. Sì? Vai tranquillo. Ok. Se la tendenza al ribasso viene interrotta e se consideriamo gli interessi composti, ebbene i fattori di crescita saranno evidenti non appena si sarà riequilibrato il bilancio. In tal caso il diagramma dei profitti mostrerà una linea così ascendente da andare oltre i margini del foglio. Quando ho detto queste cose a Dusting, lei non immagina quanto si sia eccitato. Gian, avrei voluto essere presente. Posso dirle un segreto? Non ero mai andato a cena con una persona sconosciuta. E lei? E pensare che i suoi amici ci ritengono incompatibili. Buonasera, sono Steve Austin, ho riservato un tavolo per due. Lo preferirei in un luogo appartato. Bene, la signora non è ancora arrivata? Beh, ecco, io non... Venga, non mi risponde. Scusi, non la seguivo. Qui starà tranquillo. Grazie. Mi dispiace molto non potermi trattenere più a lungo, ma stasera non mi sento bene. Ho un po' di influenza e vorrei tornare a casa quanto prima. Ah, l'influenza? Ma questa non è la stagione adatta per prendersi l'influenza. Siamo soltanto ai primi... Comunque ho voglia di prendere un po' d'aria fresca, va bene? D'accordo, d'accordo, andiamo. Vado a prendere la macchina. No, aspetti. Jamie! Steve! Come stai? Jamie! Vorrei trattenermi ancora, ma non posso. Ti prego di scusarmi. È molto che non ci vediamo. Sì, è vero, è molto tempo. Il mio accompagnatore mi aspetta al parcheggio e non vorrei che si annoiasse, né tantomeno vorrei che andasse via senza di me. Jamie! Credevo di sapere quello che ti avrei detto quando ti avrei incontrato. Ora tu sei qui e non so cosa dire. Quindi è meglio che vada. No, Jamie, aspetta un minuto. Io vorrei farti conoscere una persona. È biondo o bruna? No, non è quello che pensi. Ha importanza ciò che penso? Non mi fraintendere. Steve.
Steve, non me la sento di riprendere il rapporto che c'era fra noi. Tu ti sei chiuso in te stesso, non hai più contatti, non hai più amici. E quando qualcuno ha bisogno di te sei irreperibile. Ma io... Se vuoi vivere così sei liberissimo di farlo. Evidentemente stai molto bene con te stesso. Jamie! Lasciami andare, ti prego. No! Lasciami andare! Oh! Hai visto che cosa mi hai fatto fare? Vedo che il braccio bionico ti funziona ancora. Non è necessario che mi lasci la mancia. Mi mandi a casa il conto per i danni. C'è un'altra uscita. Sì, è alle sue spalle. Bella uscita di scena. Ma tu, papà, non usi mai la porta? Mi fa piacere che tu sia venuto. Dovere. Vedo che stai bene. Come vanno le cose? Tutto ok? Sì, va tutto bene. Tutto bene. Doveva essere forte quel tizio che ti ha buttato dalla finestra. Era una donna. Spero che tu me la presenti. Beh, per il momento sarà un po' difficile. Quell'incidente è stato involontario, colpa dell'emozione. Era tanto che non la vedevo. È una donna speciale? Molto speciale. Come sta la zia? Sta bene, è vivace, chiacchierone e legge troppi romanzi gialli. Vedi, Michael, non volevo che tu stessi con lei. Ma all'epoca non avevo altra scelta. Ascolta. Questo discorso io me lo sono già fatto. E mi ha convinto. Quindi passiamo ad altro. I tuoi istruttori dicono che sei un ottimo pilota. Quando prenderai il brevetto? Giovedì. E sarei onorato se lei ci fosse, colonnello. Ho un impegno quel giorno e... Ti capisco. Non è un problema. La vita continua, vero? Per la prima volta noi ci incontriamo e ci stringiamo la mano. Tu mi dici di non essere sventato come eri tu da giovane. Io ti dico quanto è stato bello conoscere un eroe americano che ho la fortuna di avere come padre. E poi basta. Niente promesse, niente impegni, solo contatti. Sta a sentire. Dimmi se ti sei già stufato di me, io me ne vado di corsa. Che cosa vuoi che ti dica? Che sono dispiaciuto per tutti gli anni sprecati? Beh, lo sono. Oppure che non riesco a trovare le parole? Non è facile. Che cosa vuoi? Un padre improvvisato? No. Io voglio un amico con cui parlare. Con cui poter andare a pesca. Un pilota esperto a cui chiedere consigli. Io non so cosa sia avvenuto in te in questi anni dopo che hai avuto l'incidente, ma qualunque cosa sia, sarà bene che tu la risolva. Perché così avrai tempo per tuo figlio. Mi farebbe piacere poterti rivedere giovedì, quando sarai tornato con la barca. Complimenti, Steve. Delle due persone che ami di più, una ti scaraventa dalla finestra e all'altra non sai che cosa dire. Eccolo, sta arrivando. Perché Stenning vuole quell'uomo a tutti i costi? Perché è bionico. Cioè una specie di macchina che vorrebbe duplicare. Non perderlo di vista. D'accordo. Andando verso il salone nautico. Sparami, ma ricorda che lo vogliamo vivo. Cerca solo di fermarlo. Non provarci, non ce la faresti mai. Vorrei vedere Goldman. Ha un appuntamento? No, signorina. Mi dispiace, ma senza appuntamento temo che non sarà possibile. Gli dica che c'è Steve Austin. Oh,
Il colonnello Austin, scusi se non l'ho riconosciuta. A lei non serve un appuntamento. Se l'ostacolo c'è il rischio che sfondi la porta. Scusi un istante. Il colonnello Austin desidera vedere Goldman. Verrà qualcuno ad accompagnarlo. Grazie. Lei è l'uomo da 6 milioni di dollari. Oggi varrei molto di più. Chissà quali parti del suo corpo sono bioniche. Jim Castigliano, si scrive con due L. Siete tutti giovani? Sì, e non facilmente impressionabili. Faccia qualcosa di bionico. Che cosa dovrei fare? Beh, correre lungo il corridoio e poi tornare in un batter d'occhio. Con un salto a scavalcare il tavolo di computer oppure piegare in due una sbarra di ferro. Non faccio giochi da circo. Andiamo, faccia vedere ai ragazzi qualcosa di straordinario. Qui moriamo tutti dalla noia. Fortress non vi impegna abbastanza? Ho saputo che lei conosce bene quel gruppo di mercenari. Lei è l'uomo che ha messo Stanning KO 10 anni fa. È venuto qui a salvare i ragazzi. Sì, incluso lei. Salve, Trish. Le ho portato una celebrità. Ha preparato quel fascicolo? Non ci sono sedie nella sua gabbia, signor Castigan. Devo avvertire lo zoo? Mi chiamo Castigliano, con due L. Mi ama, ma non vuol darlo a vedere. Ci ha pensato a quell'invito per stasera? Certo, non ho pensato ad altro. Sono Trisha Sullivan, segretaria del signor Goldman. Se vuole può accomodarsi. Grazie. Ora ci giochi a tennis. Ci ha pensato per stasera? Ma certo. Vada al diavolo, Castigliano. Scritto con due L. Steve? John Pryser, capo del personale. Salve. Molto lieto. Come va? Sono un po' confuso. Mi trovo sulla stessa linea di fuoco di Oscar. Che cosa vuole Stanning da me? Lei ha in testa un mucchio di informazioni preziose per lui. Mi tenga informato, con permesso. Potevano uccidermi, ma mi volevano vivo. Perché? Io ti ho avvertito, Steve. Parla con Stanning, o la prossima volta ti uccideranno. Questo però non vuol dire che rientro nell'OSI. Ma è logico. Non mi guardare con quegli occhi sgranati. Lo so quello che passa per la tua mente. Una volta tornato all'ovile, quando sentirà l'adrenalina scorrere nelle sue vene... Non mi è mai passato per la mente. Mai imbrogliare un imbroglione. E guardarsi sempre alle spalle sono le due regole fondamentali per la sopravvivenza. Hai già conosciuto Castigliano, il nuovo agente dell'OSI? Sì, e stai attento che un giorno non lo trovi con i suoi piedi sul tuo tavolo. So che hai visto Jamie ieri sera. Sì. Tu non c'entri affatto con questo incontro, eh? Io? Si trovava alla stessa ora nello stesso ristorante. Oscar, lasciamo perdere. Quando mi ha guardato non c'era nostalgia nei suoi occhi. C'era soltanto astio, confusione e frustrazione. Mi ha detto cose che non sono riuscito a capire, ma che un giorno chiarirò, stane certo. Steve. So che ami ancora Jamie e desideri con tutto il cuore che torni ad essere la stessa Jamie di prima dell'incidente col paracadute. Ma non so come dire, adesso dovrai abituarti alla nuova Jamie. Sì, è la stessa persona, le stesse emozioni, lo stesso affetto per te, ma... Sì, è un buon consiglio, però arriva un po' tardi. Jamie è rimasta gravemente ferita in un'esplosione. Quando ha ripreso conoscenza, beh, ha ricordato tutto il passato. Perché non me l'hai detto? Io non volevo rattristarti. Soffri ancora? No, ora non più. Apprezzo sinceramente tutto quello che hai fatto per me, Steve. E apprezzo anche quello che c'è stato fra noi. Ma adesso io non provo più quei sentimenti. E non so più che cosa significhi essere innamorata di te. Capisco. Steve, adesso lei ricorda. È molto più carina di Austin. È più facile da prendere. Un chilometro in 30 secondi. Lo dirò al Comitato Olimpico. Oscar! Ciao, Jamie. Era tanto tempo che non sgranchivo un po' le gambe. Da quando sono qui non ho disposto di un momento libero e di un posto abbastanza appartato per farlo. Ma oggi ho sentito la necessità di liberarmi. Liberarti di cosa? Dalle emozioni, proprio così.
Forse ti fai coinvolgere troppo dal tuo lavoro. Quelle emozioni riesco facilmente a dominarle. Sono le nuove che mi creano dei problemi. A proposito, la prossima volta che giochi a fare il mezzano, mandami uno spasimante un po' più convincente di Martin Newman. Ho dovuto pagare io il conto. Mi era sembrata un'ottima idea, scusami. Di avermi fatto incontrare Steve. Jamie, tu biasimi te stessa, non Steve. Ti rimproveri ciò che accadde a Budapest. Steve rifiutò di tornare nell'OSI per gli stessi motivi di cui mi parlasti del tuo appartamento. Quando il Consiglio per la Sicurezza... Cosa c'è di strano a voler essere normali, a volere una vita come quella degli altri? Ti ho lasciato troppo sola. Capisco le tue reazioni. Scusami. Jamie, sono io che devo scusarmi con te per aver voluto che tu ti riavvicinassi a Steve. So cosa ha significato per te la morte di Chris. Volevo dirlo a Steve, ma ho dovuto tacere per ordini superiori. Non biasimarlo, si sente abbastanza in colpa per tutte e due. Se devi biasimare qualcuno, biasima me. Ho pensato molto a Steve mentre ero in ospedale. Quando ripresi conoscenza, ebbi la sensazione... Oscar, io non so come dire, ma... Ebbi la sensazione di essere entrata all'improvviso in una stanza piena di memorie. Le persone presenti mi sembrò di conoscerla appena, voglio dire che mi erano soltanto familiari. E poi qualcuno aprì la finestra e entrò la luce. Fu allora che riuscii a vedere tutte le persone in faccia. E all'improvviso mi tornò alla mente ogni cosa. Sapevi che avrei ricordato il rapporto con Steve, vero? Sì. Che vuoi fare con lui? Evitare di buttarlo dalla finestra un'altra volta. Non lo so. Davvero, non lo so. Voglio che tu stia lontana da lui. Beh, ieri mi hai buttato fra le sue braccia. Oggi mi dice che non devo vederlo. Jamie, ascolta. Il gruppo Fortress è rinato e cerca di scoprire i segreti della bionica. Questa mattina ha tentato di rapire Steve. Ecco perché devi stare lontana da lui. Ci risiamo, eh? Bene. Per anni non ho potuto aiutarlo, ora che potrei non vuoi. Sì, prudente. Perché? Forse stanno cercando anche te. Lancia un solo grido e ti torco il collo. Non è nel tuo stile. Devo chiamare una guardia? No, è soltanto una piccola chiacchierata fra noi due, fra vecchi amici. Che cosa vuoi sapere? Voglio che mi parli di Fortress. Non di quella di una volta che cercava denaro e potere, di quella nuova. Quella nuova? Vuole che si torni ai vecchi valori. L'America agli americani? Vedi, questo paese sta morendo di un cancro che si diffonde più rapidamente dell'ideologia comunista. E io intendo debellare questa malattia, ecco tutto. Sono buone intenzioni, ma ti servono militari di professione per imporre la tua disciplina. Il male si è già diffuso in tutto il paese. E anche nei palazzi del cosiddetto potere. Ma tu sei troppo cieco per riuscire a vederlo. Se ci sarà bisogno di ricorrere alla forza... Ci penserai tu. Ora ascolta il mio messaggio. Se farai del male a qualche mio amico, verrò a chiedertene conto. Personalmente. Hai fatto bene a non conversare con me nella sauna. Mi sarebbe dispiaciuto vedere arrugginirsi i tuoi arti bionici. Bene, proviamo con l'associazione di idee. Amore? Stile di vita americano. Sport? Bob a due. Paura? Niente paura, John. È arrivato il giustiziere. Ascolta, Nick, non usare frasi che hai sentito al cinema. Quella non è la realtà. Quella è soltanto una finzione. Pace? Guerra. Odio? Forza. Forza? Bionica. Come sai questa parola? L'ho sentita dire. Forse alla televisione? No. E dove? In giro. Sì, ma dove? Qui al centro? Puoi andare. Riprendiamo domani. Ci penserò domani. Via col vento. Già. E domani è un altro giorno. Jamie, stai attenta per la strada. Thank you.
Ho visto questa scena di recente in un film di fantascienza. Steve! Il protagonista era uno scienziato pazzo. Scusami un istante. Come stai, Rudy? Io bene, e tu? Aspetta, lasciati esaminare. Sei più vecchio, ma bionicamente a posto, spero. Risento un po' del clima. Ma tu come fai a non invecchiare mai? Ricorri a qualche trucco bionico per caso? Questo io non lo dirò a nessuno. Guarda nel microscopio. Che c'è da vedere? C'è un numero di componenti tre volte maggiore di quello che hai nei tuoi arti. Al giorno d'oggi viene messo un microcomputer direttamente nel petto e questo fornisce informazioni al sistema elettronico. Molto interessante. E non è finita. Il tuo occhio bionico è già un miracolo della moderna scienza medica, ma noi gli abbiamo aggiunto un elemento in più. Un raggio laser molto sottile e concentrato, capace di perforare una lastra di acciaio di 3 centimetri. E ora che cosa stai facendo? Vieni, ti farò vedere. Dopo aver realizzato Max, ho ripreso a progettare. Questo che vedi sarà un robot dalle sembianze umane. Il gruppo Fortress sarebbe lieto di razziare qua dentro. Fortress? Ma quel gruppo si è sciolto. Comunque la sicurezza è il compito tuo. Sei tornato all'ovile, non è vero? Temporaneamente. Ma è meraviglioso. Sono veramente felice, Steve. Un momento. La fibula. Dove ho messo la fibula? Ascolta, sto facendo degli esperimenti con vere ossa umane, rivestite con questo tessuto elastico di lattice, che assicura una resistenza maggiore all'arto. Ma stai tranquillo, io non corro pericoli. Karen, ma dov'eri? Ho cercato di telefonarti. Com'è andata la cena? Molto bene. Solo quando siamo arrivati al dolce, Bill si è accorto che non ci vedo. Sono una vera peste, Jamie. Gli ho detto che lo amavo di un amore cieco. Che spiritosa. E la tua cena? È stata piena di imprevisti. Dove porti i ragazzi? A un picnic. Ah, benissimo. Mi stanno radunando, partiremo fra pochi minuti. Ok, ci vediamo. Ciao. I ragazzi ti aspettano. Non fate chiasso durante il viaggio, eh? Salga in macchina, Miss Somers. La ringrazio dell'invito, ma temo di fare tardi al lavoro. Ah, ah. No, niente trucchi bionici, altrimenti i miei amici sparano su quei poveri bambini ciechi. Cosa volete? Se le dicessi che vogliamo il suo corpo, potrebbe farsi un'idea errata. Però è proprio quello che vogliamo. Salga in macchina. Forza. Ci hanno seguito. Ora calmati. Ok. Era da molto tempo che non venivo rapita. Hanno tentato di rapire anche me questa mattina. Erano 3 del gruppo Fortress. Fortress? Era più una banda di stanchi mercenari a cui manca un paese per cui lottare. Non hai perso il senso dell'umorismo.
Scusami per l'altra sera quando ti ho fatto volare dalla finestra. Sono desolata. È stata un'entrata spettacolare. Sono caduto ai piedi di mio figlio che stava arrivando in quel momento. Hai un figlio? Sì, avrei voluto dirtelo, ma non ho mai trovato il momento adatto. Mi sposai giovanissimo, appena finita la scuola, prima di entrare nell'aviazione. Ma il matrimonio non funzionò. Mia moglie emotivamente era molto fragile. Io non ero in grado di darle quella sicurezza che cercava. Ma come andò a finire? Beh, divorziamo quasi subito. Solo in seguito scoprì che aveva avuto un figlio. Non me lo fece mai sapere. 6 anni dopo, lei morì. In che modo? Di malattia. Tutto quello che so è che si ammalò di polmonite. Andai a trovarla, ma era già morta. Mio figlio l'aveva mandato a vivere con sua sorella. E con lei è rimasto a Seattle per 17 anni. E ora dov'è? Adesso è qui, presso la base aerea di Maffi. Domani prenderai il brevetto di pilota. Ah, veramente? Tale padre e tale figlio, allora. Lui ti conosceva? No, mi ha visto ieri sera per la prima volta. Ma non è andata bene. Forse non era la sera giusta. Non sarà difficile conquistarlo. Guarda in te stesso e lascia che parli il cuore. Anche se il tuo è artificiale. Se in questi anni ho troncato ogni rapporto con te... Non è per questo che ero arrabbiata. Io l'ho fatto perché non sapevo più chi ero e ciò che volevo. Ma perché non mi hai detto niente? Perché non me ne hai parlato? Ero l'unica persona al mondo che potesse capire quello che stavi passando in quei momenti. Io avevo avuto i tuoi stessi problemi. Scusami. Continua. Investì tutto il denaro nell'acquisto di un'imbarcazione da diporto. E poi, lentamente, mi chiusi sempre più in me stesso, come hai detto tu. Ho escluso tutti tranne te, Jamie. E non so come dire, ti ho messo in un posto dove io non... Dove? Spiegati meglio. Dove avrei potuto raggiungerti. E cioè in una zona della mente nella quale io tenevo sempre accesa... Che cosa tenevi accesa? Tenevo accesa una luce per evitare che la tua immagine svanisse. Ma forse io... Forse l'ho tenuta accesa troppo a lungo. Senti, Jamie. Che cosa ti ha fatto arrabbiare tanto l'altra sera? Beh, mi hai fatto rivivere emozioni che avevo dimenticato. Mi hai fatto ripensare a Chris. Ero a Budapest con lui. Era la prima missione dell'OSI che accettavo dopo molti anni e purtroppo le cose andarono male. Ci separammo. E poi ci fu un attentato all'ambasciata americana. Fui ferita e Oscar mi fece rientrare in America. E io mi sentii in colpa per aver abbandonato Chris. Come ho fatto io? Quando seppi che Chris era rimasto ucciso, mi sentii ancora più colpevole. E non sapendo controllarmi, finii per prendermela anche con te. Oscar mi fece capire quanto ero stata ingiusta e considerato il lavoro che facevo avrei dovuto capirlo. Io non ero lì ad aiutarvi. Steve, sto cercando di scusarmi. Ti prego, lasciami dire. Steve, io amavo Chris. So che a te non fa piacere sentirlo perché quando in ospedale ripresi conoscenza e cominciai a ricordare... Oscar me l'ha detto. Quindi sai tutto. Vedi, adesso mi spiego. Perché allora c'era qualcosa che, come dire, sembrava trattenermi, qualcosa che mi impediva, benché lo amassi, di sposare Chris. Ora credo di sapere chi me lo impediva. Insomma, eri tu e io... Vuoi dire che mi volevi ancora bene? Sì, ti volevo ancora bene. E adesso vedi, ho bisogno di un po' di tempo per potermi... Riabituare a me? Sì. Beh, no, non intendevo questo. So bene che persona sei. Cercavo solo di dire cose che già da tempo avrei dovuto dire. Coraggio. Scusa, non ci riesco. Per ora lasciamo stare. Ascolta, cerchiamo di frequentarci come prima. Tu sforzati di uscire dal tuo guscio. E poi chissà, se sono rose fioriranno, Steve. Va bene? Va bene. Andiamo? Mio figlio prenderà il brevetto domani alle 4. Sarebbe bello se ci fossi anche tu. Non credi che dovresti andarci da solo? Uscite dalla porta, prego. La finestra è ancora rotta. Grazie. Sono quei due. Che bravo.
Ehi, Megan, non avrai mica cambiato idea per domani sera. Non ci verrò, mio bel pilota. Gioia, dovresti essere più carina con me. Lo sono già stata e me ne pento, quindi vai al diavolo. Beviamoci una birra prima che arrivi Jerry e si scoli tu. Va bene. Ehi, ho sentito che volevate bere senza di me. Oggi devi pagare tu. Il figlio dell'eroe offre da bere. Se sarete carini con lui, vi presenterà suo padre. Pare che per merito suo otterrà il brevetto. Tu hai bevuto troppo, Brubaker. Perché non vai fuori a prendere un po' d'aria fresca? No, devo chiedere una cosa a quel tuo amico pilota che ha un genitore molto famoso e lo teneva segreto. Perché non è mai venuto a trovarti, Austin? Non sai rispondere. Ho sentito dire che dopo quell'incidente non ha più il coraggio di salire su un aereo. Questo non è vero. Adesso che fa? Sta seduto in poltrona? A pensare con grande nostalgia alle sue imprese. È improbabile. Pilotava gli F-104 quando non aveva ancora la tua età. Tu ne saresti capace? Lo sapevo, tu non saliresti nemmeno su un T-38 senza l'incoraggiamento di tua madre. E tu allora? Io non devo dare a nessuno la prova del mio valore. Domani avresti potuto conseguire anche tu il brevetto se non ti avessero bocciato per via del rendimento. Io ho un modo migliore per passare le mie mattinate. Non è vero, Gioia? Oh, andiamo, perché fai la preziosa? Non facevi tante storie la settimana scorsa? Ascolta, fra noi è tutto finito e adesso lasciami, che mi fai male. Non vedi che non sei gradito alla signorina? Faresti molto meglio a lasciarla stare. Ora capisco, te la vuoi fare tu, eh? Per questo la difendi. Calmati, idiota! Ehi! Colpiscimi. Ehi, fermo! Smettetela! Poniamo fine all'ostilità, ragazzi. Alla salute! Attacco! Bella uscita di scena. Ma tu non usi mai la porta? Non è niente, è solo una divergenza di opinioni, sta lontano. Voglio divertirmi anch'io. Che cosa ci fa? Mi ha mandato Oscar a sorvegliare Michael. Temeva che Portress, per mettere le mani su di lei, rapisse sua figlia. Faccia qualche gioco bionico, lo gradirei. Grazie. Ciao, mi chiamo Castiglione. Si iscrive con... Andiamo, ragazzi, c'è la polizia. Ci vediamo. Grazie, e torna presto, ti aspetto. La polizia! Oh. Posso offrirle un boccale di birra fresca? Hai una ferita al naso. E tu hai il labbro insanguinato. Chi è quel tuo collega a Tacabride? Brubaker. È sottotenente, classe C. Lui vola sempre con il sedere, la testa non ce l'ha mai nella cabina di pilotaggio. L'hanno pulito spesso per indisciplina. Mi fa piacere vederti. Anche a me fa molto piacere. Vorrei essere il padre che desideri. Me ne dai l'occasione? Certo. Vogliamo iniziare? Quando vuoi, anche in questo istante. Cosa ha detto di me, Brubaker? Ha detto che dopo quell'incidente non hai avuto più il coraggio di volare. Bene, ti autorizzo a dargli un pugno in faccia. Già fatto. Offrimi del popcorn. Che ne dici? Li prendiamo tutte e due insieme? No, no, facciamo a modo mio. Vagli addosso con la macchina per separarli e prendiamo il ragazzo. E avremo Austin. Grazie. Corri, Mike, corri! Yeah!
Perché quelli ce l'hanno con te? Mi scusi, allora, che cosa gli hai detto? Dopo le prove. Gli ho risposto che gli spiegherò meglio quando avrà conseguito il brevetto e che per ora si accontenti di un'idea generale. Me ne vuoi parlare? Di cosa? Di quello che ora stai pensando. Lyle Stanning è evaso dalla prigione la notte scorsa. So che avete fatto a botte ieri sera. È stato divertente. I piloti sono bravi a scatenare le disse. Salve, Austin. Temevo che non sarei arrivato in tempo. Ci sarà spettacolo, come ogni anno. Ne sono sicuro. Scusi. Come al solito sei imprevedibile. Grazie per essere venuto. Era mio dovere. Non si muova. Ciao, Steve. Dicono che una persona, pochi istanti prima di morire, veda passare davanti a sé tutta la sua esistenza. Anche se della sua vita io non sono stato partecipe, so che cosa Michael ha visto mentre precipitava. Ha rivissuto le poche gioie e i molti dispiaceri, le vittorie e le sconfitte, tutto in quei tragici momenti. E io stavo a guardarlo immobile. Steve, non potevi intervenire, è stato un incidente. Come il mio. La cosa più tragica è che la storia si ripete. È solo che nel suo caso non ci sarà una sospensione della condanna. Io voglio dire che non ci sarà Rudy Wells con i suoi arti bionici. Steve, si può salvare. Non è il momento di disperarsi. Colonnello Austin, sono il dottor Shepard. Suo figlio è vivo, anche se è molto grave. Può darsi che si salvi, però sarà necessario effettuare svariati interventi. Sia più chiaro, dottore. Va bene. Bisognerà amputargli un braccio, ha gli arti inferiori maciullati e la spina dorsale spezzata. Anche se riuscissimo a salvargli le gambe, non potrebbe più camminare.
Inoltre ha una scheggia di metallo conficcata nella testa che ha danneggiato il nervo ottico dell'occhio destro. E ha lesioni al cervello? No, l'attività cerebrale è normale. Il suo cuore è molto forte e il sistema respiratorio funziona. Le fratture alle costole che ha riportato e le ferite, alcune delle quali sono gravissime, guariranno col tempo, ma per il resto ci sarà poco da fare, colonnello. No. No, dottore. C'è qualcosa da fare. Non esiste alcuna possibilità che si riprenda. No, dottore, esiste. Oscar, non voglio ascoltarti. Tu mi avevi detto le stesse cose per Jamie. A me non interessa sapere quanti milioni di dollari verrebbe a costare oggi l'operazione. Né mi interessa sapere che il progetto bionico è stato accantonato per mancanza di fondi. Vengo a proporti un patto. Di che si tratta? Lascia che Rudy operi mio figlio. E io ti porterò Steining e Fortress su un piatto d'argento. Ascolta, Steve, non... Oscar, io... Steve, se mi avessi fatto parlare, ti avrei già detto che Rudy è pronto a operare Michael col tuo permesso. Scusa. John Fraser ha dato la sua approvazione. Noi ti dobbiamo molto. Grazie. Non volevo che pensassi di essere il solo uomo da 6 milioni di dollari esistente al mondo. L'operazione è riuscita? Fisicamente non avrà problemi. Gli ho impiantato negli arti inferiori dei microchips ad energia atomica che non sono più grandi di un'unghia. E li ho collegati ad un computer alloggiato nel petto. Se tutto andrà bene, correrà più veloce del vento. E se la cosa non funziona? Auguriamoci che non succeda. Il suo braccio destro ha una protesi realizzata mediante una lega speciale, molto simile alla tua. Gli ho rinforzato la colonna vertebrale e, per quanto riguarda l'occhio... Gli hai aggiunto i laser? Le reti nervose che lo collegano al cervello erano intatte, quindi ho dovuto solo programmarlo. Riprogrammarlo in futuro non sarà un problema. Sarà felice di questo intervento? Oh, certo. Come lo eri tu. Come lo era Jamie. Ricordi che cosa mi dicesti quel giorno nella camera dell'ospedale quando ti parlai per la prima volta di capillari bionici e di processi biochimici? Mi dicesti, Rudy Wells, vai al diavolo! Ora posso parlare con lui? Fra un istante. Grazie, Rudy. Michael. Perché gli hai permesso di farlo? Volevi un figlio fatto esattamente a tua immagine, non è vero? Michael, io... Ho sentito i dottori che ne parlavano. Le infermiere dicevano... è un passo avanti. Ma di che cosa? Della medicina o della meccanica? La bionica a me ha salvato la vita. Non c'era altro modo per salvare la tua. Io non voglio vivere così come... come un fenomeno da baraccone o come... Come me? Non ho potuto evitare di pensarlo. Dopo il salto che hai fatto quando stavamo per essere investiti. Tu hai cominciato a parlare della bionica. E io ho pensato che poteva anche essere una cosa divertente. Ma adesso, no, non credo che... Io ho avuto le tue stesse reazioni. E poi me ne sono fatta una ragione. Capii che questo mi avrebbe reso migliore. E più forte interiormente. Vai a fare l'eroe da qualche altra parte. Perché comunque vadano le cose. Hai perso tuo figlio in quell'incidente. Michael, io... Ciao.
Ciao, Steve. Ti aspettavi che reagisse diversamente? Vedrai che si abituerà all'idea, come è successo a noi. Ho perso il suo affetto. Non ci credo. Sarà curato nel centro di riabilitazione. Ho già sistemato ogni cosa. Dammi soltanto un po' di tempo, d'accordo? Adesso dove andrai? Ho fatto una promessa a Oscar. Quando ci muoveremo, Stanning? Quando avrò saputo dai nostri agenti a Washington che alcuni funzionari del governo sono stati rapiti, alcuni industriali sono stati uccisi e... quando avrò in mano Michael Austin. Ciao. Sono Jamie Summers, la tua terapista. Sono anche una vecchia amica di tuo padre. Hai già perso dei punti. Beh, non importa. Per il corpo la terapia inizia questa sera, quella mentale invece adesso. È così che si procede, vero? Sondi il cervello per sapere quali cellule sono state bruciate. Parlo di quelle naturali. So che quelle bioniche possono funzionare per anni, purché non ci si avvicini a una microonda. Michael, devo avvertirti che della bionica e delle tue facoltà particolari non bisogna mai parlare fuori di queste mura. Ho l'impressione di essere un burattino che aspetti che qualcuno lo manovri. Perché non mi parli delle tue sensazioni e non mi dici quello che provi nel tuo intimo? Perché non capiresti. Ne sei convinto? Provaci. È la targa della macchina. Ehi, Charlie. Ecco l'indirizzo del proprietario della macchina. Grazie, tesoro. Funziona. Frank, credo di aver trovato la soluzione. Se riuscirò a collegare questi due circuiti, è fatta. Dica una sola parola, dottor Wells, e lei è spacciato. Non ha importanza, non avresti dovuto aprire la porta in quel modo. Detesto essere rinchiuso. Sei testardo anche tu, tale e quale tuo padre. Dovevo immaginarlo. Rispondi a una domanda. Dimmi, qual è la cosa, o meglio, qual è l'attività che ti piace fare più di ogni altra? Pilotare un jet. No, che fai per piacere personale? Andare in moto. Bene, e adesso dimmi, c'è un posto in cui ti piace rifugiarti con il pensiero? Che cosa vuoi dire? Ascolta, ti racconterò una storia. Durante l'ultima guerra, un uomo fu rinchiuso dai tedeschi in un campo di concentramento e fu tenuto nell'oscurità più assoluta e nel più totale isolamento per circa 2 anni. Per tenersi occupato, incominciò a costruire un orologio. Voglio dire che lo costruì solo con la mente. Il meccanismo che ideò in questo modo era estremamente complicato. Faceva l'orologiaio? No, non aveva mai aperto la cassa di un orologio.
Quando finita la guerra fu liberato, si mise a costruire davvero quel meccanismo. E chiunque lo desideri lo può vedere. Attualmente è custodito nel museo della base aerea di Wright-Patterson. I suoi aguzzini non riuscirono mai a mettere le mani su quell'orologio. Se ti ho fatto questo esempio, Michael, è perché voglio che tu trovi un posto nella tua mente dove tu ti senta al sicuro. Un rifugio che sia inaccessibile agli altri e dove tu possa pensare al fatto di essere bionico e alla tua nuova vita. Perché ora stai lottando contro questa realtà e ne hai paura. Trova un posto nella tua mente dove tu ti senta al sicuro. Parlami di mio padre. Te l'ho detto, siamo amici. Niente più di questo? No. Mi ha detto che sei una donna speciale e che la sera dopo che io l'ho incontrato per la prima volta tu... Invece di abbracciarlo, l'ho gettato dalla finestra. Te l'ha detto lui? Uh-huh. Anche tuo padre per me è una persona speciale, gli devo molto. Quanto speciale? E questo lo puoi dire, no? Non ne voglio parlare con te. Ne sei innamorata? Eh? Io? Che cosa te lo fa pensare? Il fatto che tu non voglia parlare di lui e lui non voglia parlare di te. Comunque tu sei qui per la terapia e non per parlare dei miei rapporti con tuo padre. D'accordo, il prigioniero dei tedeschi costruiva un orologio, io potrei fare una motocicletta e tu che cosa fai per segregarti dal mondo? Io corro. Ti propongo una sfida. Vediamo chi arriva prima all'estremità del parco. Beh, visto che i miei arti sono bionici, ti concedo un vantaggio. Grazie, sei un vero amico. Ciao. Allora, anche lei? Comincio a sentirmi sorpassata. Non mi hai detto che sei bionica? Ma perché è un segreto. Accadde tanto tempo fa. Ebbi un incidente con il paracadute e tuo padre suggerì per me la stessa soluzione che gli salvò la vita. Ecco perché lo sento vicino. È questo che ora ci unisce. No, no, è qualcosa di più. Sì, io ne sono certo. E ora sentiamo. Che cosa hai intenzione di fare? Non sono affari tuoi. Ma io ho il diritto di sapere chi sarà la mia mamma. Oh, Mike, sei una peste! Ho fatto fare l'esame spettroscopico del terriccio trovato all'interno dell'automobile e risulta proveniente da questa zona. Una zona vasta 1000 miglia quadrate. Sì, lo so. Ho trovato anche frammenti di vetro in uno dei copertoni. È un vetro speciale, fuori commercio. Lo sto facendo analizzare. Cosa c'è, Trish? Il dottor Wells è sparito e hanno rubato le sue attrezzature. Michael, sono Carol. Posso parlarti un istante? Ciao, Carol. Sto uscendo. Che cosa vuoi? Brava, ottima esibizione. Fai un'altra mossa del genere e le pianto una pallottola in testa. Andiamo. Portali da Stanley. Dunque, tu sei il figlio di Steve Austin. Già, vedo che lei è ben informato. Mi scuso se ho le mani sporche, ma stavo riparando la motocicletta quando i suoi amici sono venuti a prendermi. Posso lasciarla qui accanto? Ma di che sta parlando? Sta vaneggiando. Anche la sua mente avrà bisogno di un intervento bionico. Vediamo se anch'io sono ben informato. Siete il gruppo Fortress e lei è Lyle Stanning. Mm-hmm. E volete che io vi dia una prova delle facoltà che ho acquisito? E se dovessi rifiutare? Mi uccidereste? Certo che lo fareste. Non pratico questo tipo di violenza. Le mie battaglie io le combatto con la mente. Ed è lì che ci incontreremo. Tu e io. Io sono pronto. Portatelo via. Vieni con me. No, un momento. È
Se pensi di usare le tue facoltà per scappare, sei libero di farlo. Ricorda però che Rudy Wells, l'uomo che ti ha ridato la vita, morirà, e anche l'insegnante cieca del centro. Lascio a te ogni decisione. Andiamo. So che vuoi farlo parlare, ma ricorda che non c'è molto tempo. Che cosa stanno facendo all'OSI? Svolgono indagini, ma non ti troveranno. Stai tranquillo. Sono venuti qui e hanno portato via Michael. Chi erano? Tre uomini, oggi pomeriggio. Ma ne sei sicuro? Li ho visti io con i miei occhi. Erano venuti qui l'altra sera, verso le 8:30. E non sai dove l'hanno portato? No, Jamie. Hanno preso anche Carol. Anche Carol? Oh mio Dio. Poi ho sentito che parlavano con un uomo. C'era un'altra persona? Certo, un signore che si teneva un po' in disparte. Io ero nascosto e l'ho visto. Sembrava che fosse lui il capo. Ti ringrazio molto. Nick, vieni con me. So che disegni bene e hai memoria visiva. Cerca di fare il ritratto di quella persona. Va bene, Jamie. Ci proverò. Steve! Sono qui. Cassiana ha scoperto che il gruppo Fortress ha come base una vetreria abbandonata. Facciamo un viaggetto. Steve, ascolta. Hanno rapito Michael. E hanno preso la mia amica Carol in ostaggio. Ma come hanno fatto? Ecco come. Con l'aiuto di Pryser, per questo sapevano sempre tutto di noi e in anticipo. L'ha identificato uno dei pazienti della clinica. Hanno rapito anche Rudy. Di chi possiamo fidarci? Solo di Oscar e di Castiglian. Jim non si fa comprare. Spero che tu mi veda, Steve. Jamie, spero che tu mi senta. Sono pedinato e quindi... Sta dicendo che Oscar interverrà con 16 agenti dell'OSI. Ma è necessaria un'azione diversiva. E augura buona fortuna. Che cosa intendi fare come diversivo? Ci sto pensando. Pensi troppo lentamente. E se usassimo dei piloti? Beh, mi sembra una buona idea. Ti piegherai, Austin. Se vuoi, io sono nel garage. Devo rimontare la mia motocicletta. Sarò costretto a smontarla pezzo per pezzo e poi a rimontarla, quindi ci vorrà del tempo. È suonato. Non avete valigie? No, è solo per questa notte. È l'unica stanza disponibile. Non è delle migliori, però il letto è molto comodo. Buonanotte. La ringrazio. Buonanotte. Se vuoi, possiamo mettere una coperta come tramezzo. Certo. No, va bene. Va bene così. Solo, ti prego, cerca di fare il gentiluomo e soprattutto evita di russare. Ti ringrazio, Steve, di tenere sempre accesa quella luce. Questo paese io lo amo. E non posso tollerare più a lungo che si autodistrugga, combattendo le guerre per gli altri, prosciugando le sue risorse e permettendo, come da tempo avviene, che la feccia della terra inquini il suo sangue. Sciocchezze. Lei è un esaltato. Se ne rende conto, Stanley? A quale velocità sei in grado di correre? Dimmelo. Alla stessa velocità della mia motocicletta. Il tuo occhio destro, fino a che punto vede distintamente?
Ti consente la visione notturna? Di quali altre caratteristiche è stato dotato? Ben presto avrà una risposta. E ora parliamo della mia motocicletta. Lascia perdere la motocicletta. Non funziona il sistema di iniezione del carburante. Te la compro io, basta che tu la smetta. Non è in vendita. Uccidetelo con una pallottola in testa. Poi portatelo in sala operatoria. Il dottor Wells, che lo ha ricostruito, saprà dissezionarlo. Ho piazzato gli esplosivi. Rudy è nell'edificio a sud di quello principale. Fra poco arriveranno i piloti. Eccoci arrivati! Fermati! Scendete, presto! No, metti via quell'arma. Ma non serve! Siamo rimasti a colpo di whisky, ragazzi. Cosa sta succedendo? Ehi, andate via, via! Sentiamo cosa dice. Sentiamo. Che cos'è? C'è un gruppetto di ubriachi. Lui. Riordan li sta mandando via. Vogliamo solo un po' di whisky. Avanti, ragazzi, ma senti, andate voi. Abbiamo sete e siamo rimasti a stessa. Vorremmo solo qualche bottiglia. Non vendiamo ancora. Ma c'è scritto così. Questa è una vetreria. Ah, va bene, lo stesso, amico. Per bere ci vogliono dei bicchieri. Oh, mi pare, hai già bevuto abbastanza. Però girerà bene qui, spacchiamo. Chiudi quello. Questa è una proprietà privata e voi state infrangendo la legge. Salite di qui. Ci so fare, hai visto? Resta qui. Da quella parte. Vado a cercare Carol. Io non sono così veloce. Neanch'io. Va a vedere. Via, via di qui. Presto, allontaniamoci. Via, via. Thank you.
prendo il fucile. John. Tutto bene, Carol. Andiamo via, presto. Ma voi che cosa ci fate qui? Non importa, è cieca. Portatela via con voi. Ok. Su, andiamo. Giù! Fatto, riparatevi. È finita, Stanley. Io non mi arrendo. Neanche questo so fare. Non l'avrei mica ucciso. So controllare l'intensità del raggio. Sei un po' invidioso, eh? Su, andiamo. Muoviti, dai. Questo è Santiago. Su, sbrigati. Pensaci tu. Tutto bene? Sì. Ho dimenticato la motocicletta. Ah, ecco. Signore e signori, vorrei proporre un brindisi per festeggiare la vittoria. Salute. Salute. Io vorrei sentire da Michael cosa si prova a essere un eroe. L'eroe è un uomo impaurito che prende la decisione giusta al momento giusto, vero, colonnello? È vero. Michael, se ti stancassi di fare il pilota, verresti a lavorare per noi come agente speciale? No, Oscar, Michael non verrà a lavorare per te. Credi che possa scegliere? Ma, Jamie. Noi andiamo. Oscar, ciao. Se hai bisogno di noi, non cercarci. Non lo farò, prenda nota, Trish. Già fatto. Ehi, Steve, ascolta. Vorrei dirti una cosa. Lo farai dopo. Sono occupato. No, ascoltami, ti prego. Io sono orfano, ma se avessi un padre vorrei che fosse come te. Cercherò di adottarti. Ciao. Ciao, Steve. Ciao. Vi voglio raccontare una storia. Oh, ce li siamo. Quando io e Duke eravamo ancora studenti... Scusatemi. Un giorno ci venne la bella idea di dedicarci al commercio. Papà, ascolta, Jamie, come glielo devo dire? Direttamente, credo sia il modo migliore. Vedi, quando ero in clinica ti ho detto delle cose che in realtà... Ti ho già scusato. Ci vuole un po' di tempo. Tu devi abituarti all'idea di essere bionico. Io al fatto che adesso ho un figlio. Ma ce la faremo. È veramente una bella giornata, non trovi? Sì, bellissima. Sono molto felice che tu non mi abbia dimenticata. Ora dove andiamo? In cerca di un futuro.
Comunque ora possiamo andare al ristorante. Tanti auguri.